Presidente Russo. Invito la segretaria a fare l'appello dei presenti. Presidente Russo, presente. Presente. Arlirocchi, Presente. Caronia, assente. Ferrara, Presente. Gentile, assente. Melluso, Presente. Tantillo, Presente. Presidente, possiamo aprire? Ora, intanto buongiorno a tutti, abbiamo il numero legale, quindi apriamo la seduta. Allora, il programma per oggi era esprimere un parere sul piano di pedonalizzazione, l'atto deliberativo, la segreteria me lo può ricordare? Quale che Pedonalizzazioni. è? Sì, se abbiamo l'area e quant'altro, lo cominciamo a vedere. Allora, noi dovevamo Ma se ce l'ha a esprimere. portata di mano, la segreteria lo può leggere, la Reg, lo posso chiedere? Cioè, Aspetta, Anna, Luca, vado a prendere. anche durante la seduta non è urgente, magari. Buongiorno. Buongiorno. Intanto vi ho inviato questa cosa di poco fa del forno creatore. Grazie, Giulio. Ah, secondo me, Giulio, può essere utile anche ridirlo nuovamente in commissione. Sì, ora che l'abbiamo tutti lo possiamo discutere perché Esatto. abbiamo, cioè, se appena mi dai la parola lo dico io, Mimmo, così dico perché. Presidente, Anche perché Giulio possiamo trovare lo spunto per convocare subito gli uffici per avere delucidazione su se lei mi questa. dà la parola lo dico. Allora, io questa mattina sono qui a Palazzo e ho trovato la posta sul tavolo. Tra la posta che ho trovato sul tavolo c'è una nota di un'associazione e cui gli uffici mi allegano una nota del dottore Basile che chiede avuto riguardo all'ammissibile in oggetto allegato A, che è la nota dell'associazione, si rappresenta che rispetto al contenuto delle considerazioni il risvolto scrivente, che tra l'altro sembrerebbe unico destinatario della comunicazione mail, non possiede alcuna competenza e quindi la manda a tutti gli altri perché dice che lui non è competente in questo caso e chiede spiegazione a tutta una serie di persone che sono in indirizzo. Il contenuto della nota dice questo: dice che vedi realizzazione di due forni crematori, opere e progettazione al costo di 1.400.000 euro da parte di noi privati, diversamente la realizzazione di un forno crematorio, opere e progettazione da parte dell'amministrazione comunale al costo di 2.700.000. Sembrava potesse concretizzarsi senza costo alcuni per l'amministrazione comunale, probabilmente si inceppa tutto, quasi a voler prendere distanza dall'imprenditore del settore, bla 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 bla. Il problema è questo. Ma si evince su questa nota, ma è mai possibile? Quindi cerchiamo di capire come mai due forni, o se questi hanno presentato mai qualcosa, due forni dice che costano 1.400.000, mentre uno che fa il comune sa 2.700.000. Punto interrogativo, ma di che cosa stiamo parlando? Delle stesse cose? Boh. Quindi meglio chiarire. Noi siamo pure in indirizzo nella nota del dottore Basile, ed ecco perché stamattina che ho trovato questa nota che porta la data del 5 marzo 2020, quella è la nota che è stata inviata anzi 4 Compleanno, noi se vuoi 5 marzo 4 marzo per la precisione a noi inviata il 5 marzo però. Vabbè, Giulio, il fatto che magari ci sarà sfuggito, io non lo ricordavo assolutamente, ti ringrazio per averci dato questa notizia. È opportuno, secondo me, avviare subito un chiarimento, un incontro con gli uffici, un chiarimento per capire di che cosa parliamo. Questi signori avranno mandato pure dei documenti di un progetto che vogliono presentare. Non credo che abbiano scritto due forni e basta. No, qua, scusami Presidente, non so se il microfono è aperto, poco fa infatti rispondevo. Mi senti? Io Sì, ti sto sento. leggendo. Sì, no, scusami, ma intanto sempre al telefono.
Loro sostengono che alla data odierna, che sarebbe il 3 marzo, l'Aurora Assistance, di cui mi pregio di essere presidente, si è lasciata distinguere economicamente l'attuale amministrazione comunale, presentando ai più progetti a far data al 2013, quindi è rivolto prevalentemente a lei, presidente, finalizzata alla realizzazione dell'ampliamento del cimitero di Santa Maria di Gesù e la realizzazione di due forni crematori siti presso il cimitero dei Rotoli. Quindi ci sarà agli atti. No, no, probabilmente... continua, scusa, e dice, non si comprende, continua, non si comprende. Non si comprende, come mai nel caso, dei fondi crematori i costi lievitano in maniera esponenziale quando si tratta dell'amministrazione comunale. Vedi, realizzazione di due forni crematori o per progettazione al costo di 1.400.000 da parte dei privati, diversamente la realizzazione di un forno crematorio o per progettazione da parte dell'amministrazione comunale al costo di 2.700.000 circa. Vabbè, comunque saranno gli stessi, secondo me, per quello che io diciamo intuisco, saranno coloro i quali presentarono allora il project financing, ma non credo che ce ne sia un altro agli atti che attende una valutazione da parte degli uffici e poi da parte del Consiglio Comunale. Intuisco. Qua parla più che altro dell'ampliamento, si parla dell'ampliamento del cimitero, non più del project financing. E poi, diciamo, ritorna sul project facendo un esempio. L'ampliamento ci sono i fondi, allora. Come? Quindi, dico, all'interno del project financing c'è anche i fondi. Secondo me, da quello che leggo, no. Nel senso che loro in questa missiva parlano dell'ampliamento e della totale, diciamo, della non risposta da parte dell'amministrazione. Dopodiché, diciamo, si tolgono un sassolino alla scarpa e fanno questo raffronto tra il costo della progettazione della opera del progetto financing loro. Scusa, Fabrizio, no, non è come dici tu, dice qua, leggiamo il passaggio. Rileggiamo, tutti, no? Alla data odierna, l'Aurora Astesa, di cui mi pregio di essere presidente, si è lasciata dissanguare economicamente dall'attuale amministrazione comunale, presentando più progetti a far data dal 2013, finalizzati alla realizzazione dell'ampliamento dei rotoli Santa Maria Gesù e alla realizzazione di due forni crematori siti al cimitero dei Rotoli. Infatti, per questo io sostengo sia per l'uno che per l'altro. Ma uno l'abbiamo bocciato. Sì, certo, dal 2013. L'ampliamento l'abbiamo bocciato, ma noi non stiamo parlando, quello dei forni crematori, non è mai arrivato. Noi abbiamo bocciato, Giulia, e Rotoli. No. Sì, no. No. Scusami, noi abbiamo bocciato l'ampliamento del cimitero di Santa Maria di Gesù. Abbiamo mai pensato il forno crematorio è rotto. Io me lo ricordo, Fabrizio, quello che vuoi dire tu è questo, ma ha ragione Mimmo Russo, noi abbiamo bocciato l'ampliamento e abbiamo detto che il forno crematorio non andava a Santa Maria di Gesù, ma doveva andare ai Rotoli. Noi questo abbiamo detto, che è una cosa diversa. C'era un progetto per Santa Maria di Gesù e noi abbiamo detto, ma facciamo ancora ipotesi, sarà sicuramente così. Ma noi non sarà così, però dico, a questo punto invitiamo gli uffici. Noi, quando noi ci hanno portato questa cosa, ce l'hanno detto che la differenza era questa, con Fugno 700.000 euro e Naputo il 2007. Di chi ci stiamo parlando? A me questa cosa me l'ha scritta anche qualcuno in un commento a un post di Facebook che non avevo capito, mi sembrava un'informazione abbastanza... Ma a me pure, io non l'avevo capito. Ora, siccome scrive Basile, e quando Basile scrive, giustamente, se chi ci dice, guarda, uno costa 700.000 euro, se lo faccio io è 700.000, se lo fa l'amministrazione pubblica... Così è facile. Mi scusi, consigliere Tantillo, ma Basile scrive sulla base di questa missiva o sulla base di documentazione tecnica più accurata? Perché in base a questa missiva, paragoni senza sapere di specifiche tecniche, di cose che comunque collega Fausto Melluso, lei ce l'ha, non ce l'ha, lo interpreti lei, io ne casaccio, parlavo con Basile, che ne so io in base a che cosa scrivo, okay. Immagino in base a questa missiva. Giulio, allora,
usciamo da questa, da questo prima o dopo, come dice il presidente, io volevo, scusatemi se mi sembro pressante, ma non vorrei che questa richiesta di mettere la città della polizia tra le opere da commissariare sia una modalità per estromettere nuovamente il Consiglio Comunale, che aveva fatto una battaglia per poter dire la sua sulla questione, e quindi avevo inviato a tutti voi la bozza di una nota per trasmettere quel progetto che c'era stato presentato il 6 marzo e che c'eravamo impegnati a nostra volta trasmettere al provveditorato e agli uffici. Ora, siccome la cosa è diventata un po' più urgente per questo imminente commissariamento, mi faceva piacere se potevate integrare, correggere e potevamo inoltrare in questo modo, rispettando l'impegno che ci eravamo presi. Non so se avete avuto modo di leggerlo, colleghi, la mail che vi ho inviato. Santillo Giulio! No, io non lo so se viene inserito su questa opera da commissariale. Io l'unica cosa che penso che dovremmo fare è quella di capire come stanno le cose con un incontro con il presidente con il provveditorato delle opere pubbliche. Io penso che sì, io pure lo penso, però trasmetterli intanto è un passaggio che una cosa non nega l'altra. Ma anche, scusami, ma anche chiamando gli uffici, noi possiamo chiamare anche per domani o subito dopo il sino, chiamiamo gli uffici e ci facciamo spiegare questa cosa, e nel frattempo possiamo trasmettere questo agli uffici, sono d'accordo, sono. E poi però nel frattempo posso attivare la procedura attraverso la presidenza del Consiglio di un incontro con il provveditore delle opere pubbliche. Questo sì, per me è un passaggio forse più importante quello che dici tu. Mi piaceva che rimanesse una data prima dell'eventuale commissariamento di nostra trasmissione. Mandarlo, capisci? No, esatto, sì. No, l'ho capito, è chiaro, però insomma in questo momento era quello che possiamo fare. Vabbè, questa nota la vogliamo fare, Giulio? Sì. Io Giulio, la nota, questa nota, la nota per il provveditore alle opere pubbliche me ne posso occupare io. Questo me ne posso occupare a prescindere. Dico che, vista la seduta del bla 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 bla, quindi si chiede questo incontro, anche perché non è un incontro, noi gli mandiamo la nota, facciamo la telefonata prima per fissare la seduta. Sì, ha visto la seduta del Consiglio, che è l'incontro che abbiamo avuto il 4 febbraio lì al provveditorato, dove ci eravamo lasciati dicendoci collaboriamo nella definizione della... Sì, questo passaggio va messo. E io l'ho messo nella nota, ho messo i tre passaggi, quindi questo del 4 febbraio, il 6 che abbiamo deliberato in Consiglio Comunale, emendando l'atto, se vi ricordate, e chiedendo che venisse fatta la progettazione prima dell'inizio del secondo stralcio, e anche la seduta del 6 marzo dove abbiamo ascoltato Italia Nostra. Esattamente, noi facciamo riferimento a queste tre date per l'incontro che c'è stato nel Consiglio Comunale che ha votato, e chiediamo un incontro con il dottorato. Va bene, allora magari vi leggete la nota se non avete avuto modo di farlo nel fine settimana, e poi il vicepresidente Tantillo. Ok. Bene. Ok, invece Giulio, per quanto riguarda questo argomento sollevato con questa nota di Basile, più accompagnata da questa lettera di questa associazione che ha prodotto tutti questi progetti, vogliamo fare un incontro con il responsabile? Io penso che serva un incontro con l'assessore al patrimonio e quello delle opere pubbliche, per capire un pochettino come stanno le cose. Non, i due assessori con i due dirigenti, riusciamo a capire come stanno le cose. Qui siamo la disponibilità, Anna Caronia, per favore, mi segui? Acquisiamo la disponibilità dell'assessore al patrimonio, dell'assessore Roberto D'Agostino e dell'assessore ai lavori pubblici e Maria Prestigiacomo, che si facciano accompagnare dagli uffici, perché a seguito di questa nota che gli dobbiamo girare questa nota che ci ha mandato Giulio, credo che l'ha mandato pure alla commissione, Giulio. Sì, nel sito della commissione. Quindi gli uffici, per favore, girino questa comunicazione che ci ha girato il presidente Tantillo,
la mandiamo ai due assessori e chiedere, in funzione di questo, visto questo documento e comunque i lunghi periodi che ci hanno accompagnato per la realizzazione del nostro progetto sui forni crematori, chiediamo un incontro urgente, chiaramente l'urgenza è stato il fatto che dopodomani è il festino e va immediatamente dopo il festino, quindi dal 16 in poi fissiamo una data per l'incontro. Va bene. E allora, questo argomento l'abbiamo archiviato. Quando parla la cittadella della polizia se ne occupa il presidente Tantillo, e noi ritorniamo a quello che era l'argomento della convocazione per oggi. L'argomento per la convocazione per oggi è il primo punto che avevamo in cantiere, era il parere sul piano di penalizzazione. La collega Girolfi aveva chiesto alla segretaria di leggerci l'AREG. Sì, l'ho inviato in chat. No, vabbè, ma era perché non era perché per funzionale alla votazione, non era una cosa. Se volete, leggo in diretta l'oggetto. Volete letto l'oggetto? Leggiamo in diretta così in maniera da esprimere poi sull'AREG, sull'atto deliberativo, il voto. Allora, richiesta parere con motivi di urgenza inerente alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale con oggetto attuazione articolo 181 DL numero 39/2020, articolo 11, legge regionale 9/2020, modifica e integrazione in via sperimentale delle aree pedonali già individuate dal PGTU AREG 651876/2020. Bene colleghi, credo che abbiamo affrontato questo atto la settimana scorsa esattamente con l'assessore. Abbiamo chiesto ulteriori chiarimenti con gli uffici il venerdì scorso, credo, e quindi ritengo che sia opportuno mettere in votazione l'espressione del voto per il parere a questo atto deliberativo. Quindi invito la segretaria a chiedere ai colleghi. Si può fare una dichiarazione di voto? Assolutamente sì. Posso? Prego, ne hai facoltà. Allora io mi asterrò perché ci sono delle questioni di carattere generale legate a una mancata pianificazione ancora una volta, che nega elementi da una parte capaci di garantire chi si esprime a riguardo, e parlo per esempio della VAS, e dall'altro, se l'obiettivo dichiarato è assolutamente condivisibile, è quello di andare di dare una mano a chi si trova in grave difficoltà economica, in particolare i commercianti, a me sembra che questo atto non riesca nel suo intento, perché a parte un elenco di strade, nessuna considerazione è stata fatta rispetto a parcheggio, sistemi di trasporto pubblico o altre modalità che possono garantire alla gente di arrivare in aree pedonalizzate, e che quindi per me è un fallimento in partenza. Non credo che si possa lavorare così, non credo si possa lavorare così sempre, fregandosene anche delle richieste che vengono fatte. Non so se vi ricordate, noi abbiamo ascoltato insieme per Mondella, avevano fatto una serie di indicazioni, di suggerimenti puntuali, ovviamente legati a un'area. Io ho tradotto tutto questo in un'interrogazione, ovviamente non ho avuto alcuna risposta. Quando agli uffici sono state poste queste domande, hanno prima balbettato e poi dichiarato che nessuna valutazione è stata fatta in merito a parcheggi e modalità alternative di poter raggiungere i luoghi. E io credo che non si possa avallare un sistema che da anni fa acqua da tutte le parti e che continua sempre con la scusa dell'emergenza e della sperimentazione a negare
tutto quello che è con la pianificazione dovrebbe invece essere garantito. Quindi io non posso votare contro perché sono da sempre, come credo tutte le persone pensanti in città, a favore delle pedonalizzazioni e dell'incremento dei servizi pubblici, ma certamente non è questa la modalità. Certamente non è questa la modalità. Grazie. Ci sono altre dichiarazioni? Qualcuno vuole fare? Sì, sì, grazie Presidente, veramente 30 secondi, soltanto paradossalmente prego, ringraziare prego, la consigliera Giroffi di avere in parte, cioè di avere in parte condiviso la natura del provvedimento sulla base, diciamo, delle finalità che sono quelle in via emergenziale di fornire alle attività commerciali una possibilità di sfogo esterno che consenta, diciamo, di sopravvivere a questa crisi che non è solo sanitaria ma anche economica. I suoi rilievi rispetto alla mancanza di pianificazione sono di solito molto ben riposti, perché la pianificazione è un fatto molto importante. Vista la natura dell'atto, che è un atto intrinsecamente emergenziale preso da tante città d'Italia, proprio in questo caso direi che la cosa più notevole paradossalmente è che in questa città comunque, anche per fare un atto d'emergenza utile per le finalità che ho detto, ci abbiamo messo, e questo è tutt'altro che responsabilità delle minoranze, ma responsabilità ben complessa, già troppo tempo, se consideriamo che l'esordio di questa delibera credo che venga firmata intorno al 2 giugno. Da questo punto di vista io, confermando naturalmente il mio voto favorevole, ritengo che sia necessario, per non perdere completamente il valore intrinseco a questo provvedimento, farlo per quanto ci riguarda al più presto possibile, perché alternativamente è un provvedimento che, anche per le ragioni che diceva la consigliera Giroffi, ha una data di scadenza perentoria. Però forse a difesa del Consiglio Comunale dobbiamo dire che non è che abbiamo perso tempo, ci siamo girati i pollici, abbiamo avuto urgenze su urgenze. No, no, assolutamente. Assolutamente. Che sembra che il Consiglio Comunale paghi sempre per colpe che non ha. Hai cioè ragione, a difesa di tutti. Non l'ho specificato, dal 2 giugno ovviamente l'atto è arrivato in Consiglio Comunale 20 giorni dopo, nel mentre noi abbiamo fatto cose rilevanti, non volevo accolare tutta la responsabilità. Sia come sia, dicevo, quest'atto, perché non perda qualsiasi valore, e già adesso ne ha perso tanto, perché ovviamente, diciamo, estendere l'attività commerciale al di là della semplificazione burocratica costa, deve essere progettato, devono essere fatte delle valutazioni, e quindi io, confermando il mio voto favorevole, volevo semplicemente esprimere queste due considerazioni. Grazie dell'attenzione. La mia dichiarazione è questa, anch'io come la collega Giroffi mi asterrò dal voto, quindi il mio voto è quello di astensione, perché ritengo che è un atto che arrivi senza il coinvolgimento del Consiglio Comunale, è un atto a senso unico, mentre il Consiglio Comunale e alcune commissioni come quella nostra potevano dare un valido contributo a quella che era una delibera come questa, che è importantissimo per il sostegno che dobbiamo dare alle aziende, e invece si va avanti in una maniera disordinata. Non sono state accolte molte di quelle richieste che questa commissione aveva avanzato, il piano della pedonalizzazione non è stato portato prima di tutto a questa commissione, anche come semplice conoscenza. Quindi io ritengo che, così come è fatto questo piano, è un piano che non soddisfi assolutamente quelle che sono le aspettative di molte aziende. Non ultima, abbiamo visto la polemica di un commerciante che chiede un risarcimento danno al comune su un'area già penalizzata, quindi, e non sappiamo ancora i motivi per cui spingono un commerciante all'esasperazione, al di là se abbia torto o abbia ragione, però questo ci dà l'indicazione, ci dice qual è l'indice di una delibera del genere, che noi non possiamo assolutamente accogliere in maniera positiva. Se l'amministrazione vorrà, il Consiglio Comunale vorrà poi approvarla così com'è, se ne renderà il responsabile di quello, ma così com'è e per quello come è situata in questo momento la città e per quelle che sono le norme di distanziamento e per quello che sono in questo momento che si parla in Italia, compresa il Palermo, dove c'è l'indice effettivamente in questo momento, di fare molta attenzione in tutto, visto che il governo vuole estendere ancora questo tipo di restrizione. Noi riteniamo che fino a quando in alcune zone pedonalizzate non vi siano delle misure ad hoc per
affinché le misure di distanziamento siano realmente tutelate, soprattutto quelle dei pedoni, fino a quando non sarà così e questa delibera non sarà completa, a nostro modesto avviso si potrà completare in Consiglio Comunale, noi prenderemo la posizione nostra, è sempre quella di un secco no, non votiamo no per gli stessi motivi della collega Giroffi, perché noi siamo a favore dello sviluppo, siamo accanto ai commercianti che cercano di portare avanti le loro attività, salvaguardando i posti di lavoro, ma siamo contro questa improvvisazione dell'amministrazione. Io mi associo al consigliere Tantino, scusami. No, scusa, io ho difficoltà a parlare, per cui vi avviso che vi sento a tratti. Vi avevo avvisati che oggi avrei avuto difficoltà. Non so, posso parlare? Mi sentite? Sì, sentiamo, puoi fare. Ah, perfetto. No, io chiaramente l'atto lo voto favorevole, sarebbe paradossale dal momento che ho proposto io stessa questo progetto sperimentale. Del resto la stessa oggetto. Ma come si fa a dire una cosa? Giulia, siamo in dichiarazione di voto, consigliere. Ma per favore, ma come Giulia, si fa a dire cose ma come così? Fai a negare che c'è un documento percepito dalla giunta proprio che ha dato avvio Milena, a questo ma tu sei arrivata ora, si parla. Ma è da pazzi, veramente. Ma per favore, Giulia, senti, io già ho difficoltà a sentire. Presidente, Giulia. Ma non si possono dire solo cose che non sono vere, ma per favore! Ora è arrivata la salvataggio. Non sono vere, cioè non sono vere. La giunta ha ripreso esattamente la mia l'articolazione del mio progetto. Dici tutte le tue megalomanie, tutto in seguito, avanti. Allora Giulia, perché non la votavi favorevole se ti senti per protagonista di quest'anno. Vicepresidente, ti prego, sta facendo una dichiarazione di voto, ognuno la giudica. Non è tuo però onere giudicare durante che la sta. No, lei giudica tutto, qualsiasi cosa. Comunque, chiaramente dico, ho annunciato che voterò favorevole perché inevitabilmente lo condivido, e lo spirito è proprio quello che avevo proposto, cioè quello sperimentale, non a caso fa riferimento all'attuazione di un DL emergenziale nazionale, infatti è questa la ragione per la quale non c'è dietro una pianificazione vera e propria, però questo non significa che i limiti che può avere l'attuazione di questo piano sperimentale possano essere anche arginati o compensati da provvedimenti attraverso per esempio l'AMAT, proposte che noi possiamo fare all'AMAT per i mezzi pubblici, per i parcheggi, insomma possiamo vedere di arginare nell'attuazione i limiti che può avere, è chiaro, non c'è dietro una pianificazione, però è questo il senso di quest'atto, altrimenti noi saremmo non l'avremmo neanche, io stessa non l'avrei proposto una cosa del genere se non ci fosse stato questo spirito. Ora, che sì, in realtà noi ci abbiamo anche provato attraverso riunioni di commissioni varie congiunte a creare diciamo una delibera che riguardasse esclusivamente i commercianti, che aiutasse i commercianti, ma il lavoro congiunto si è arenato presto purtroppo, quindi non è che possiamo dare torto alla giunta che ha preso in mano la situazione e poi ha deliberato. Ci abbiamo provato, ma è venuta fuori poi alla fine anche per i commercianti una delibera dell'assessore, comunque proposta dall'assessore, non più dalle commissioni congiunte, quindi a questo punto vediamo e cercheremo man mano di fare delle proposte che possano migliorare la cosa, però io ritengo che le pedonalizzazioni in tutti i quartieri, come ho sempre detto, siano un inizio di riqualificazione, a prescindere da quelle del centro storico già diciamo studiate, in parte inserite nel PGTU. Dico, quelle sono la novità vera, quello almeno che mi ero riproposta, era proprio di innescare questi processi in tutti i quartieri, soprattutto nelle periferie. Questo era il mio obiettivo quando ho proposto la cosa e spero che questo porti a quella riqualificazione di alcune periferie che ci auguriamo tutti. Grazie. Ci sono altri interventi? Ferrara, dovevi completare o sei a posto così? No, va bene così.
Va bene, quindi tu voto è di astensione? Sì, astenuto. Perfetto. Io resto, non ci sono altri, quindi intervengo io. Io devo dire che il mio pensiero schietto è veloce pure. Io sono convinto che questo era un atto che doveva contenere due atti. Uno le periferie, uno il centro storico, perché ci siamo sempre confrontati molto spesso sul centro storico e molto spesso ciò che accavalliamo in questo anche un tema che riguarda le periferie. Le periferie più che altro sono in questo caso non tutti i quartieri come è stato detto, ma alcuni quartieri delle borgate marinare. E credo che questo dovrebbe essere molto più attenzionato e che sono preoccupato dell'effetto che avranno, spero ormai per il mese in corso, dovremmo arrivare a trovare e dare risposta a quei commercianti a cui tutti facciamo riferimento, ma anche a tutti, oltre agli operatori, anche a chi vive in queste borgate, e credo che un po' di sconvolgimento l'avremo. Certo, bella e nobile l'iniziativa di pedonalizzare buona parte delle borgate marinare, ma c'è un dato importante, non vedo lì i parcheggi. Ieri mi trovo al Mombello e proprio guardando le ipotesi di questa pedonalizzazione, dicevo che a questo, e mi faccio riferimento a alcuni che hanno fatto riferimento ai servizi per il trasporto, a questo doveva essere incluso un'organizzazione per un servizio navetta dai parcheggi alle spiagge, ai punti diciamo dove possono benissimo avere la possibilità di accedere ai lidi, insomma, dove si vuole andare. Quindi per tutte queste preoccupazioni credo che nel contesto ci siano pure queste ipotesi, però non vedo l'organizzazione dei parcheggi. Lo stesso sistema vale anche per quanto riguarda il centro storico, per cui ritengo che quest'atto possa essere integrato in consiglio comunale per chi vorrà intervenire e modificarlo. Io sarò pronto con tutti coloro che vorranno migliorarlo, perché in questo caso io non posso fare altro che astenermi dal voto e aspettare il consiglio comunale, se si riesce a migliorare. Anna Caronia? Arrivo. E allora, il presidente Russo si astiene, Giroffi astenuta, Caroni assente, Ferrara astenuto, Gentile favorevole, Melluso favorevole, Tantillo astenuto. Quindi sono 4 astenuti e 2 favorevoli. Beh, bene, allora prepara il parere da mandare in presidenza con l'espressione che è scaturita dalla votazione, cioè parere sfavorevole con l'astensione dei colleghi. Consiglieri, certo, va bene. Bene. Sì. Bene, e allora abbiamo chiuso questo argomento. Sì, presidente, parere contrario. Sì, penso pure io, non volevo intervenire perché voi avete il parere. Contrario. Faccio astenuti e pure favore, parere contrario. Scusate. Nemici della città. Scusi, permettimi Giulio, ho detto Giulia. Sfavorevole. Come? Io ho detto il sfavorevole. Ecco perché, certo. Ha capito favorevole, scusi presidente. Sono 4 gli astenuti. Ho detto il voto sfavorevole.
favorevole con l'astensione dei colleghi in elenco come l'abbiamo indicato. Quindi chiuso questo argomento, credo che sia venuto il momento di dare il benvenuto al va bene Presidente, allora io per le ragioni addotte in sedute passate vi auguro una buona continuazione dei lavori. Assolutamente, lei l'aveva già annunciato che avrebbe avuto al momento di questa attuazione si sarebbe allontanato. Arrivederci. Lo lasciamo, andiamo domani. Lo lasciamo in memoria. E allora, no, tanto diamo il benvenuto a è ancora collegato con noi Roberto Palermo, credo che era Roberto Di Maria. Salve, mi sente? Sì, buongiorno. Allora, buongiorno a lei. Sono state invitate due associazioni. Lei rappresenta quale associazione? Sta scrivendo un minuto. Io rappresento Palermo in Progress, ma non è un'associazione, è un blog, è una pagina Facebook. Non ha importanza, io non ho qua davanti l'invito che è stato fatto. Comunque, se uno per uno vi presentate, entriamo subito su quello che è il tema della giornata. Sì, lei è Roberto Di Maria. Di Maria, va bene. Sì, salve. Io sono un ingegnere civile trasportista. Volevo fare qualche precisazione anche a proposito di alcune cose che ho sentito anche in sedute precedenti. Mi scuso per poc'anzi, ma no, solo per le sedute precedenti, per quello che ha sentito questa mattina, la prego di esimersi da ogni. Mi riferisco a sedute precedenti dove si parlava di vicende giudiziarie che sono ancora in corso, quindi mi sono molto meravigliato che si parlasse in un consesso istituzionale di vicende giudiziarie sulle quali non bisognerebbe parlare, bisognerebbe lasciare la parola ai giudici, stante che attualmente non c'è nessuna sentenza definitiva di condanna a mio carico, quindi io credo di essere un cittadino libero in un consesso democratico di avere pari dignità rispetto a tutti gli altri cittadini. Mi presento qui e mi sono proposto come esperto di trasporti. Faccio un po' per presentarmi la mia storia. Qualcuno ha detto che non ho titoli accademici e volevo precisare anche questo aspetto. Io mi sono laureato nel 93 con 110 la lode con una tesi sui sistemi di trasporto di massa guida vincolata e con una particolare applicazione per la città di Palermo che era la metropolitana leggera automatica progetto Agensud, non quello attuale, non la MAL, un progetto di 25 anni fa che poi non è stato attuato, di cui ho svolto l'analisi costi-benefici. All'interno di questo progetto poi questa analisi costi-benefici è diventata un atto ufficiale, quindi io ho fatto questo studio che tra l'altro è stato premiato col primo premio nazionale, il premio CIFI 94, che è il premio del Collegio Ingegneri Ferroviari Nazionali. Quindi è un lavoro che è stato molto apprezzato ad altissimi livelli. Mi sono occupato di altre cose, di pubblica amministrazione, sono stato dirigente comunale a Noto, quindi conosco anche le dinamiche della pubblica amministrazione e proprio questo insieme di competenze mi hanno spinto a proporre la mia collaborazione, il mio contributo, se è possibile. Si è parlato di appartenenze politiche, Palermo in Progress ha fatto interviste un po' a tutti, ha sentito un po' tutti, tra cui faccio un esempio. Tanto, lei ha dichiarato soltanto questo, visto che lo sta ritornando, lei non è, diciamo, mi fa finire così parte di nessuna associazione o solo di un blog? No, solo per capire, siccome l'ha detto prima, gestisco un blog, se vuole le dico, faccio parte di Rete Civica per le Infrastrutture, del comitato di ad hoc trasporti di cui sono responsabile regionale. Non mi sono presentato qui come ad hoc trasporti perché volevo essere coerente con la mia richiesta che ho fatto come Palermo in Progress, un blog seguito da
più di, da quasi 15.000 followers, che è stato molto apprezzato ultimamente a Palermo per le proposte che ha fatto. Quindi non mi presento come associazione, mi presento come libero professionista che gestisce un blog e come modesto esperto di trasporti, di cui poc'anzi davo qualche chiarimento. Uno degli ultimi lavori che ho fatto, poi voglio dire, se qualcuno vuole approfondire il mio curriculum, c'è il sito rdingegneria.com dove c'è tutto. Volevo fare soltanto qualche ultima precisazione riguardo un convegno dell'anno scorso a cui sono stato invitato come relatore per quanto concerne i sistemi di trasporto pubblico. Il convegno era l'ottavo convegno sistema tram, quindi un convegno che si tiene ogni due anni al Ministero delle Infrastrutture, dove ho relazionato proprio sulla situazione del tram di Palermo con un confronto con le linee di metropolitana. E devo dire anche quella relazione è stata molto apprezzata. Un successivo studio che ho portato avanti riguarda il passante ferroviario di Palermo, che non è avulso dalla realtà delle dinamiche dei trasporti di Palermo, perché è molto importante, soprattutto in questa fase in cui il passante entra nella fase operativa vera e propria. E dopodiché volevo passare anche a parlare delle deduzioni che avevo fatto sul piano urbano mobilità sostenibile. Se volete passo la parola all'altra associazione e poi magari entriamo dopo questa presentazione e poi magari entriamo nella parte tecnica. Ditemi voi come mi devo muovere. No, faccia la sua relazione, poi passiamo alle altre associazioni. Sì, ecco, riguardo al piano urbano per la mobilità sostenibile, io ho presentato una nota nell'agosto dell'anno scorso, quindi il 6 agosto 2019, in cui ho portato avanti 9 osservazioni a questo strumento urbanistico. Principalmente quello che si rileva all'interno del PUMS è una certa mancanza di quadro generale, cioè alla fine vengono... Posso interromperti un secondo? Volevo fare però una precisazione che serve a capire sia a tutti gli interlocutori che anche magari a chi ci ascolterà, visto che la seduta va domani, diventa pubblica, il motivo per cui la seconda commissione ha scelto di fare questa audizione, ne farà un'altra venerdì prossimo, è aperta ad ascoltare chiunque voglia contribuire. La nostra proposta è quella di istituire un tavolo tecnico che raccoglie indicazioni da chiunque voglia fornirle, per poi fare uno o due incontri fisici, cioè quindi non a distanza, e elaborare un documento che verrà presentato e condiviso prima, perché l'idea è che a questi incontri partecipino anche gli uffici tecnici che in questo momento stanno redigendo il PUMS, con l'obiettivo di contribuire attivamente a superare le criticità attualmente individuate e anche ottenere un risultato che non sia quello della sufficienza a cui la città dovrebbe tendere, diciamo, un risultato diverso da questo. Mi spiace, non volevo interrompere, soltanto per dire che l'obiettivo di questa seduta è quello di raccogliere preventivamente quei suggerimenti che possono poi essere parte di questo documento che verrà prodotto a conclusione del percorso. Io sono sempre, lo ribadisco, contrario ad ascoltare cittadini che non rappresentino associazioni, che non si facciano portavoce di comunicazioni o suggerimenti che rappresentino collettività e che siano autoreferenziali. Noto con piacere che la consigliera Argiroffi non è più una consigliera giustizialista, perché non ha obiettato nulla alla premessa che io condivido il nostro interlocutore, quindi diciamo continuo ad ascoltare pur ribadendo che io non sono d'accordo ad ascoltare cittadini che rappresentano con tutta autorevolezza se stessi, perché questa è una commissione pubblica e le commissioni pubbliche si occupano di problematiche generali e possono interloquire, a mio avviso, con soggetti che rappresentino collettività, non idee personali, seppur autorevoli. Questa è la mia precisazione, l'ho sempre ribadito, l'ho sempre detto, lo ribadisco, continuo comunque per rispetto della Commissione ad ascoltare, non so fino a quando, ma continuo ad ascoltare.
Prego. Io condivido la posizione del consigliere Ferrara, scusate se parlo poco, ma chiaramente l'avevamo detto in premessa, però io pure ascolterò finché potrò e vedremo. Va bene, lasciamo le considerazioni rispetto a ogni considerazione, prego di continuare l'intervento. Grazie. Allora, parlavo di una mancanza di quadro generale perché in effetti, come ha rilevato il Ministero, è vera questa circostanza che il piano urbano mobilità sostenibile all'interno dei suoi, delle sue valutazioni sui flussi di traffico non tiene conto dei flussi in entrata e in uscita con i comuni circostanti. È una cosa che francamente rende molto poco efficace il piano, perché non si può non tenere conto di flussi che sono una, che possono stimarsi una percentuale tra il 40 e il 50% probabilmente di tutti quelli che interessano la città. Non è pensabile che una città come Palermo non abbia flussi consistenti con Bagheria, Capaci, Carini o comuni con Termine di queste dimensioni. Per quanto riguarda nello specifico le mie osservazioni, la principale è quella che concerne il rapporto tra lo scenario previsto per quanto riguarda la linea, la rete tranviaria con 11 linee per un totale di 100 km di qui al 2025, è una sorta di conflitto che si viene ad avere con la metropolitana automatica leggera, perché sostanzialmente, soprattutto nella linea, la ex linea A, la metropolitana leggera si sovrappone con il tram. Da questo punto di vista sembra che non ci sia coordinamento tra questi due sistemi e sembra che l'ipotesi di tram sia dotata di requisiti che possano risolvere tutti i problemi di traffico, quando invece non è così. Le linee di trasporto funzionano in un modo molto semplice, ci sono, è come il corpo umano, la circolazione del sangue, ci sono le arterie, ci sono le arterie più piccole, le arteriole, i capillari, e per ogni zona occorre dimensionare una linea di trasporto adatta. Dagli autobus ai tram alle metropolitane, partendo anche, perché no, dalla marcia a piedi e dalle piste ciclabili. Questo francamente non sembra sia stato fatto e continua ad esserci questa sorta di conflitto. Ritengo che il PUMS debba anche prevedere delle modifiche al PGTU, quindi al piano che gestisce il traffico, perché il grafo della rete, quindi la cosiddetta rete di trasporti principali per quanto riguarda la circolazione veicolare, viene sostanzialmente stravolta dal progetto delle linee tranviarie. Faccio un solo esempio: pedonalizzazione di via Marchese Roccaforte e pedonalizzazione di via Roma. Queste linee continuano ad essere presenti nel PGTU e sono fondamentali per il traffico. Quindi delle due una: o non si pedonalizzano queste strade, oppure si prevede una consistente variante del PGTU, di cui non ho notizie. Ho rilevato le incongruenze delle linee E ed F per Mondello e Sferracavallo per carenza di traffico, carenza che è confermata dagli stessi progettisti in una, almeno così mi è sembrato, perché in una recente conferenza stampa la cosiddetta fase 2 del sistema tram evidenzia dei flussi troppo scarsi per una rete tranviaria, a fronte di flussi invece troppo alti per quanto riguarda la linea Stazione Centrale Piazza Alcide De Gasperi, a testimoniare che in effetti la differenza di flussi, questa differenza di domanda, difficilmente può essere sopperita con un'offerta che in realtà è statica, perché il tram ha un'offerta di tipo medio, quei 3.000-4.000 massimo viaggiatori ora per direzione, quando invece nella linea A ne abbiamo 15.000 e nelle linee che vanno a Mondello ne abbiamo forse, che una va a Mondello e una va a Sferracavallo, ne abbiamo 400-500, quindi numeri non del tutto, anzi molto lontani da quelle che sono le capacità di offerta di una linea tranviaria. Non vorrei entrare troppo nel tecnico e nello specifico. Vado avanti, ho trovato anche singolare la
il lavoro che viene fatto nelle carreggiate di Piazza 13 Vittime, che vengono destinate a binari tranviari e vengono sottratte a un traffico veicolare che in realtà nell'asse di via Francesco Crispi diventa fondamentale anche per servire il porto. Forse anche queste situazioni andrebbero studiate un po' meglio. Ho ritenuto all'interno del PUMS scarsa la valutazione che viene fatta del passante ferroviario, che in realtà è un'infrastruttura fondamentale. Ho redatto uno studio che è andato su Tecnica Professionale ed è stato pubblicato in aprile di quest'anno, dove addirittura prevedo nell'attuale configurazione del passante ferroviario, quindi con un tratto a binario unico, una possibilità di 35.000 viaggiatori giorno, che sono valori molto alti da vera metropolitana. Addirittura nella fase conclusiva, a lavori conclusi, quindi con altre stazioni aperte attualmente non in esercizio, nel passante ferroviario potremmo sfiorare i 90.000 viaggiatori giorno, quindi è un asse fondamentale che nel PUMS, per quello che ho potuto vedere, non viene preso in considerazione in maniera efficace. I dati del PUMS, a mio avviso, sono datati, abbiamo censimenti del 2011, rilievi fatti nel 2010. A mio avviso un piano urbano di queste dimensioni deve essere dotato di rilevamenti recenti, recentissimi, più recenti sono meglio è, non ci si può fidare dei rilevamenti fatti 10 o 15 anni fa. Per quanto riguarda altri tipi di interventi, per esempio a dimostrazione del fatto che non si è tenuto conto della pianificazione urbana, per esempio non ho visto nel PUMS la previsione di una tangenziale o di un interramento della circonvallazione, cosa molto importante e fondamentale per il traffico veicolare a Palermo. Ho ricevuto una risposta da parte degli uffici che ritengo insufficiente, perché la risposta, non vado nello specifico, però in linea generale rimanda a piani attuativi del traffico che sono di là da venire. Bene, io ritengo che un PUMS debba dare risposte, non deve rimandare a piani che chissà quando verranno, tant'è che questa stessa considerazione poi è stata fatta dal Ministero nell'ultima nota, se non sbaglio, di aprile, dove sono state rilevate una serie di incongruenze che questo comune deve risolvere prima di ottobre, se non vuole perdere il diritto ad avere finanziamenti che interessano non soltanto la rete tranviaria, lo voglio specificare, ma anche quella della metropolitana leggera automatica. Queste in sostanza le mie osservazioni. Mi chiedo scusa se mi sono dilungato, ci sarebbe dell'altro, ma preferisco lasciare spazio anche all'altra associazione. Perché ritengo appunto che la sostanza sia quella, cioè la mancanza di un confronto, cioè noi abbiamo un piano urbano che non è metropolitano, che si chiude all'interno del territorio comunale, e questo non va bene in un quadro di dinamiche metropolitane che non possono essere ignorate, e poi tutta la serie di specifiche situazioni. Che credo sia il rilevo più fondato, non so se sia la parola giusta, però più grosso che sia stato dato dal MIT nell'ultima valutazione, direi la mancanza di... Sì, il MIT ha centrato questa cosa che è fondamentale, alla quale bisogna porre rimedio. Io mi metto a disposizione come Palermo in Progress, come libero professionista, come volete voi, voglio dire, per cercare di migliorare la situazione anche a livello di volontariato. Non ho nessun problema a partecipare a tavoli tecnici, a dare quello che può essere il mio piccolo contributo, ripeto, che viene da 25 anni di conoscenza dei sistemi di trasporto, con una specifica attività di studio proprio per l'area di Palermo. E per quanto mi riguarda, questa forse è una domanda che avremmo dovuto fare l'altro giorno all'ingegnere Biondo, perché non so se vi ricordate, colleghi, che tipo a dicembre dell'anno scorso uscì la notizia che c'erano i finanziamenti per dare all'esterno la progettazione del PUMS metropolitano, e da allora ad oggi io non ho nessuna altra notizia. È un'informazione importante, perché appunto il MIT ha detto che quello metropolitano deve precedere quello urbano, però non so se sono io che mi sono persa l'informazione successiva e voi sapete invece che fine ha fatto il PUMS metropolitano.
Magari Giulio lo sa. In effetti è così. Chiedo scusa per l'interruzione, sono sempre... No, no, io confermo, è così. In effetti il piano urbano cittadino dovrebbe essere espunto da un piano metropolitano, mi sembra anche logico. E con questo direi che ho concluso, se volete. Va bene, allora la parola all'altro ospite che rappresenta quale associazione? Sembra un po' bloccata l'immagine. Ah, no, eccolo. C'è? E allora, Anna, se mi aiuti, possiamo chiamarlo per nome, se c'hai l'appunto tu. Ingegnere Fabio Davie. Ma era, ora non c'è più, io lo vedevo. Ora di nuovo, c'è collegato, ma non sentiamo. Fabio Davie, giusto, Giulia? Sì, ma mi sembra che si blocchi la sua immagine ripetutamente. Sì, il suo microfono è aperto, lui sicuramente ci sta ascoltando, ma secondo me lui ha problemi tecnici. Prova a parlare. Niente. Non ti sentiamo. Ma lui parla, ma non si sente. Senza le cuffie può essere che senza le cuffie funzioni? Probabilmente sì, probabilmente sono le cuffie che non hanno microfono, vorrei suggerire. Sì. Lei sente, ma non sentiamo perché non ha il microfono nelle cuffie. Senza le cuffie dovrebbe andare. Non ha il microfono nelle cuffie. Giulia, hai possibilità di poterla contattare? Spiegare, ha fatto segno un minuto, quindi secondo me ha capito qual è il problema. Mimmo, ma mentre... Ecco. Non lo vedo. No, io lo vedo, non lo sento. Io pure lo vedo, ma non si sente. Prova così, così attivo il microfono. Ingegnere, si levi la cuffia, può essere che perché non c'è il microfono nella cuffia. Sì, proprio deve staccare il cavetto dal computer. Esatto, Giulia. Sì, 11:11. Ma mentre lui risolve il suo problema tecnico, Presidente, lei ha informazioni sul PUMS metropolitano? No, assolutamente. Giulia, hai possibilità di contattarlo telefonicamente? Sì, lo chiamo, va bene. Forse facciamo lo chiamo, lì. Sì. Penso che sia incartato. Scusate, io poco fa non mi vedevo a video, l'immagine è pessima a video. Chiedo scusa, ma non riuscivo a vederlo, no? Forse così con un po' di luce a me. Io ho girato il link sul telefono, quindi si sta connettendo dal telefono. Evidentemente dal computer non ha il microfono, perché lui ci sente, ma noi non sentiamo lui. Sta facendo dal telefono. Però, ingegnere, le conviene comunque spegnere il computer, se no lo sente da due parti e le dà fastidio.
Ok, ora devi togliere, devi cliccare sul microfono per avere l'audio attivato. Pronto? Mi senti? Perfetto, perfetto, ci siamo. Ok, ce l'abbiamo fatta con un po' di buona volontà. Grazie. Scusate per tutto. Scusate, perché conviene uscire dal computer, se no senti il rimbombo della tua voce. Allora spengo il computer, benissimo. Okay. Allora scusate per questo inconveniente tecnico, purtroppo. Assolutamente. Ci entriamo subito all'argomento, perché lei ha seguito i lavori e, sì, e abbiamo fatto in questo modo per snellire noi. Prego, ingegnere, a lei la parola. Vi ringrazio, sì, ho sentito, ho partecipato ai lavori, ho sentito anche l'intervento di Palermo in Progress. Noi siamo un'associazione che si chiama Per Palermo, è un'associazione di oltre 200 palermitani, ci occupiamo, diciamo, soltanto di una cosa, di amare Palermo con tutte le sue difficoltà e tutte le sue criticità, e cerchiamo di stare appresso per quello che è la nostra attività di volontariato a tutte queste problematiche, e poter dare, per quanto piccolo, un nostro contributo. Il tema, diciamo, della mobilità è un tema che certamente ci configura come maggiore interesse, però seguiamo anche temi principalmente di carattere ambientale. Entro subito nel tema. La nostra preoccupazione sul tema di questo PUMS, in quanto piano a tutti gli effetti, la nostra preoccupazione è non tanto il fatto di essere ideologicamente pro o contro determinate scelte. Io ringrazio Di Maria di aver fatto delle specifiche tecniche su quelle che sono i contenuti di questo punto, ma non è, nel nostro caso noi cerchiamo per più possibilmente di raggiungere assieme alle scelte dell'amministrazione comunale gli obiettivi nel miglior modo possibile per i comunitari. Rifiuto la telefonata, ok. In questo caso, per il discorso del PUMS, siamo abbastanza preoccupati del fatto che c'è una buona probabilità, purtroppo, che per le criticità in esso, diciamo, contenute, potrebbe esserci inaugurativamente la prospettiva funesta di perdere finanziamenti per questa mobilità e per altri oggetti, diciamo, di questo finanziamento. Per cui vorremmo dare il nostro contributo perché si alzasse l'attenzione sulla qualità e sui contenuti di questo PUMS, in modo tale da arrivare possibilmente a ottobre di quest'anno nel miglior modo possibile. Faccio una bellissima cronistoria per giustificare quanto sto dicendo. Il 10 aprile 2020 il Ministero comunicava con una nota al Comune di Palermo che il PUMS non aveva superato il vaglio della Commissione, riportando un punteggio di 1,75 rispetto al valore soglia di 2 necessario per accedere appunto ai finanziamenti stanziati dallo Stato per circa 200 milioni di euro da distribuire alle città metropolitane. Molto brevemente si segnalava al Comune questo PUMS dovesse essere metropolitano, come già avete detto e ho ascoltato, e non limitato soltanto alle mura della città, stretta. Poi altri punti, diciamo, essenziali che venivano sollevati, che i comuni contermini appunto non risultavano coinvolti nella reazione al PUMS, che nella predisposizione del quadro conoscitivo, appunto in uscita e in entrata dalla città non c'erano informazioni sufficienti. Altro punto importante era che il monitoraggio monitoraggio ambientale non è stato predisposto, diciamo, in maniera consona per mancanza di dati. Come sappiamo, il 70% delle centraline a Palermo non danno risultati perché sono fuori uso. Queste erano le motivazioni che sostanzialmente venivano sollevate dal ministero. E quindi qual è la percentuale? Me la sono persa, chiedo scusa. Del 14 maggio
2020 il comune, l'amministrazione sostanzialmente adottava sostanzialmente un PUMS invariante e trasmetteva appunto questo PUMS invariante, però dentro questo PUMS invariante si portava dentro ancora e si porta dentro a tutt'oggi le criticità che purtroppo sono state segnalate dal Ministero. Questa è un po' la nostra preoccupazione, appunto, che sussistendo questo stato di quo, questo stato di fatto, si possa arrivare nuovamente ad una bocciatura a novembre di quest'anno. Ora entriamo un po' nel tema urbanistico, diciamo, di questo piano, che è un'altra cosa che ci preoccupa dal punto di vista procedimentale. Non sono parole, diciamo, di questa associazione, ma sono parole dell'ex assessore Minarcuri, e con nota 24.192 dell'11 gennaio 2019 dichiarava che, in riferimento al progetto preliminare delle nuove linee del tram e dei nuovi parcheggi, che fosse necessario acquisire la conformità da parte del Consiglio Comunale. Quindi parole dell'assessore, dell'ex assessore. Diceva ancora l'assessore come relativamente alle tratte A, B, C e 1, quindi quella di Libertà, quella di Via del Bacco, eccetera, tutti i parcheggi previsti devono essere, tutti i parcheggi previsti debbano essere conformi alla previsione del PRG, ad eccezione del parcheggio Libertà di Don Bosco, la cui conformità, diceva l'assessore ancora, è comunque stata acquisita con voto del Consiglio Comunale. Deliberazione 295 del novembre 2018, ai sensi della legge regionale 12. Allora, quindi queste sono parole dell'assessore Minarcuri, che in riferimento al progetto tram diceva fortemente che il passaggio al Consiglio Comunale era dovuto. Facciamo nuovamente un salto sul PUMS. Il 20 dicembre 2018, quindi sostanzialmente l'amministrazione comunale approvava, chiamiamo il PUMS base, il PUMS che è stato poi bocciato o quantomeno ha ricevuto dei rilievi da parte del Ministero, ed individuava il Consiglio Comunale, con questa delibera 198, le procedure da seguire per l'adozione secondo le linee guida dell'agosto 2017 sulla relazione dei PUMS. E quindi a luglio 2019 questo piano, tutti gli effetti, piano, veniva appunto adottato, si iniziava a seguire questa procedura, procedura che tuttavia, a parte che non è stato sottoposto a VAS questo PUMS adottato, ma appunto già allora, come già si è detto, essendo una città metropolitana, non è stato, come già detto, riferito al contesto metropolitano, ma soltanto al contesto cittadino. Ma soprattutto la procedura seguita non rispondeva alle procedure previste dalla legge 61 del 78, cioè di adozione di strumenti urbanistici in variante, pur essendo il PUMS una variante rispetto al PRG. Quindi la cosa che a noi preoccupa molto è il fatto che il PUMS di fatto è una variante urbanistica. Se è una variante urbanistica, perché lo è, deve essere sottoposta al parere del Consiglio Comunale. Quindi questo è un discorso. Quindi sostanzialmente l'Associazione per Palermo, insieme anche ad altre associazioni, hanno sollevato tutta una serie di osservazioni di carattere procedimentale, ma anche di capimento, sollevando proprio questa problematica. Ma purtroppo l'amministrazione ha inviato queste osservazioni fatte dall'associazione agli uffici, quindi non le ha inviate nemmeno queste al Consiglio Comunale, e gli uffici li hanno rigettate. Ora, quindi ancora una volta il tema dell'ascolto in maniera serena, non ideologico, ma di vero e sensibile contributo nei confronti del futuro della città è stato disatteso. Questo appunto per dare una panoramica di quello che è l'attività dei nostri associati, che vuole essere proprio di contributo.
Quindi il discorso che sia una variante urbanistica riteniamo che non sia in discussione, questa è una domanda che vogliamo porre alla Commissione, perché esattamente le linee guida 4 agosto 2017 che consentono di fare i PUNS, al punto 1 e l'allegato 1 dice il PUNS potrà prevedere anche interventi in variante assolutamente urbanistici intelligenti che saranno oggetto di aggiornamenti secondo le procedure di legge. Rifiuto la telefonata. Nel caso in cui l'amministrazione approvi il PUNS seguendo la procedura di approvazione di piano urbanistico territoriale, esso si configura come variante da recepire agli strumenti urbanistici. In mancanza dello stesso non potrà essere in alcun modo operativo né può produrre nessun effetto giuridico. Quindi chiediamo fortemente un parere a questa commissione, titolata evidentemente per questo, per capire se è anch'essa di questo avviso e qualora fosse di questo avviso che il PUNS dovesse andare in Consiglio Comunale per questi estremi di legge in quanto variante del piano regolatore, perché non sia stato mandato? Questa è la nostra domanda. Poi dico, su tutti i meriti tecnici, un po' è entrato l'associazione per Palermo, l'associazione che ci ha preceduto, ma noi siamo anche lì, dico, disponibilissimi a entrare e dare gratuitamente il nostro contributo sereno per questa città. Grazie. Allora, noi vi ringraziamo perché ogni qualvolta ci si confronta con associazioni a qualunque titolo, miglioriamo secondo noi la nostra conoscenza e sicuramente potremo lavorare con serenità questa miglioria per la città, perché è sicuramente un PUNS che riporta un po' tutte quelle cose a cui voi avete fatto riferimento, sicuramente potrà fare altro che migliorare la nostra città. E una domanda volevo farle: lei dice che è stato dato un punteggio al PUNS di Palermo che è 1,75 e che invece per avere il finanziamento di circa 200 milioni di euro, se non ho capito male, bisogna avere un punteggio superiore che va a 2. E lei ritiene che ci sia la possibilità, attraverso una nostra azione, un nostro intervento, anche se in Consiglio Comunale, per poter superare questo gap che ci lega ad arrivare al minimo per ottenere il finanziamento? Ingegnere, a lei se mi ha sentito... Giulia, qua sono, eccomi. Io ho una domanda, posso? L'ho fatto, Vai, prego, scusami. Scusate, vuole la risposta alla domanda rivolta a me? Sì. Ah, ok, scusate, non avevo sentito. Allora, come lei, per questo motivo bisogna fare questo intervento. La ringrazio. Grazie Presidente. Io ritengo che siamo ancora in tempo perché a ottobre-novembre del 2020 diciamo non ci sono tantissimi mesi, ci sono poco meno di 3 mesi, però diciamo che se si affronta il problema della città metropolitana intervenendo almeno sui comuni con termini più vicini e più importanti, che sono appunto Bagheria, Casteldaccia, Carini, insomma, i cui sindaci che abbiamo tra l'altro intervistato per le vie brevi sono già disponibilissimi a dare il loro contributo. Io penso che risolvendo il problema di questa criticità legata appunto alla città metropolitana abbiamo risolto l'80% delle problematiche, perché del resto non siamo lontani dai 2 punti minimi che servono per poter passare, siamo a 1,7, però se non ci mettiamo dentro la faccenda della città metropolitana la vediamo abbastanza dura, quindi secondo me ci dobbiamo veramente unire, sedere e portare avanti questo tema. A questo punto
questo punto io perché la ringrazio ho la necessità di come possiamo intervenire c'ha un... noi come commissione attraverso un ordine del giorno da fare al primo atto possibile in aula affinché si dia mandato agli uffici di competenza di contattare le comuni vicini per poter avvenire a un accordo complessivo per raggiungere ed evitare che si perda parte del tempo. Allora, Presidente, io sarò molto schietto, i mesi sono veramente pochi, 3 mesi, 4 mesi sono veramente molto pochi, fermo restando che potremmo anche chiedere una proroga, io penso che il Sindaco stia nelle condizioni di chiedere una proroga ancora di qualche mese rispetto a novembre. Però secondo me la proposta, ora sentivo la proposta della consigliera Girolfi, la proposta di fare un tavolo tecnico mi pare il primo punto di partenza perché è necessario... Questo assolutamente sì, siamo se voi avete già... Giulia, non ti ho sentito, Giulia. Dicevo, se, come ha detto adesso l'ingegnere Davini, loro hanno già avuto delle informali interviste, diciamo, chiamate così, con i sindaci di questi comuni limitrofi, in realtà potremmo invitarli al tavolo tecnico anche loro. Secondo me l'ordine del giorno che tu proponi è doveroso, lo possiamo fare alla prima votazione. Ma c'è tanto per... sappiamo... scusa Giulia, il sindaco Giovi di Monteleone di Carini, dico tanto per dire, gli abbiamo parlato già direttamente e sicuramente sarebbe disponibile. Dico, mettendo dentro 2 o 3 comuni, diamo quantomeno una parvenza di città metropolitana. Dico, diamo la sensazione che siamo impegnati su questo tema. Va bene, poi diciamo da Carini viene da quella direzione è uno dei flussi più. Ce ne vuole uno da una parte e uno dall'altra almeno. Assolutamente. Ingresso in città. Siccome l'idea era di avere anche ovviamente gli uffici, questo ci teneva Milena che però non vedo, cioè ci teneva, insomma, l'aveva ribadito lei, ma chiaramente condivisa la cosa. Facendolo in tempi non tanto lontani, ma si mettono direttamente in contatto gli uffici tecnici con gli altri comuni. Al di là dell'ordine del giorno, che è un passaggio che noi consiglieri dobbiamo fare, cioè è doveroso, correggimi se sbaglio, Presidente, sì. Ma perché rimanga un attimo, lascio ovviamente il tempo che trova, accanto all'ordine del giorno noi siamo nelle condizioni come commissione di proporre un incontro in cui mettiamo insieme le due parti, cioè chi redige e gli altri comuni che si dicono disponibili, chiaramente se partecipano alla riunione perché lo sono attivamente disponibili. Ma io posso fare una domanda? Sì, certo. In realtà non credo, sto un po' abusando perché l'avrei dovuta fare agli uffici, ma quando li abbiamo ascoltati l'altra volta era su questa delibera su cui ci siamo espressi prima che cominciassimo a entrare nel merito della vostra audizione, ma non, appunto non era la tematica, quindi non l'ho potuta fare. Però è una cosa che non ho capito da quando il 20 aprile sono state messe pubbliche le note di i finanziamenti del patto per il sud, cioè quelli per i 198 milioni per intenderci, finanziano linea A, B e C. Si sente male. Così mi sentite meglio? Sì. Ok, ho fatto gli auricolari. Dicevo, il finanziamento patto per il sud che riguarda le linee A, B e C del tram, io non ho capito se il PUNS non raggiungesse la soglia di 2.0 di punti, si perderebbero anche quelli o quelli sono già assegnati e quindi sono in salvo? Non ho capito questa cosa da quando il 20 aprile sono uscite è uscita la nota del MIT. Voi lo sapete? Allora, questa posto Presidente rispondere. Mi sono spiegata forse male, cioè, allora, chiedo scusa. Nel decreto ministeriale del 2017 si dice che chi non avrà entro ottobre del 2019 approvato il PUMS e poi la data è stata prorogata, non potrà percepire finanziamenti statali o comunitari sulle linee ferrate. Quindi la cosa è che io già, non dico impegnati, ma più o meno impegnati,
vale per altri finanziamenti Io credo che valga per tutti i pareri del Ministero. Quindi se le opere del patto devono avere un parere del Ministero, e temo di sì, del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, questo punteggio è ostativo oppure dà il via all'ottenimento del finanziamento. Quindi il discorso generale vale anche, per esempio, per un'eventuale richiesta che potrebbe riguardare la metropolitana automatica leggera. Questo da quanto ho capito io. Sì, questo sì, ma cioè il patto per il sud, temo anche per il patto. Oh, grazie. Allora, mi sembra capire che questo patto possa molto facilmente. Allora, noi il giorno 17 avremo la possibilità di avere programmato con l'Università di Palermo un ulteriore incontro, quindi ci si aggiornerà, perché è nostra intenzione istituire questo tavolo. A questo punto, forse a seguito dell'ulteriore passaggio, Giulia, secondo me dobbiamo intervenire con argomenti che, se l'allarme lanciato oggi sull'eventuale perdita del finanziamento, se non è necessario chiedere da parte del sindaco, come ci è stato indicato, una proroga, è assolutamente integrare quelle parti che siano, se è la preoccupazione, quello che mi sembra che è stato uno dei segnali, è quello di dire se attraverso una collaborazione con i comuni, diciamo, dell'Interland palermitano, inseriti in questo progetto, al di là di quello che può essere la spesa incrementare o quant'altro, ma questo ci permetterebbe di avere quel finanziamento per poter realizzare quelle opere che servono sia a noi, e che comunque il collegamento con i comuni dell'Interland. Io faccio un suggerimento, avanzo un suggerimento. Dovremmo chiedere, perché è un'informazione secondo me necessaria anche prima di contattare i sindaci, a che punto è, se è andato avanti il PUMS metropolitano, cioè è stata assegnata la gara, c'è già un progettista incaricato, è stata... noi questa informazione non l'abbiamo, io credo che questo secondo me come commissione possiamo chiederlo all'ingegnere Biondo, che è responsabile del PUMS, il cittadino quindi urbano, chiedere se è in grado di darci informazioni sul PUMS metropolitano. Lui è tenuto a saperlo, perché è chiaro che avrebbe ricadute su quello urbano, ed è la prima. La seconda considerazione riguarda, non so se tu te la ricordi, Mimmo, Presidente, una dichiarazione che ha fatto l'ingegnere Biondo quando è venuto l'altra volta a parlare delle pedonalizzazioni. Lui ci diceva che il giorno prima era stato, credo, in videoconferenza a parlare con il ministero, e che loro si erano congratulati per i miglioramenti che erano stati apportati al PUMS dall'ultima valutazione. Te lo ricordi, vero? L'ha detto. Però non sappiamo a cosa si riferisse, perché noi non abbiamo visto né abbiamo avuto nessuna notizia sulle modifiche che sono state apportate da aprile del 2020 ad oggi, anzi dalla seconda approvazione del PUMS ad oggi. Però sicuramente se è così entusiaste come lui ci raccontava, magari sono andati avanti pure sulla questione metropolitana, e se non è così, qualsiasi sforzo rimane vano, cioè per quello che ho capito io, anche leggendo il decreto ministeriale, perché parla proprio di città metropolitana. Quindi dovremmo, secondo me, fare queste due domande per iscritto, oppure chiamandolo e facendosi dare le spiegazioni. Lui di solito è disponibile, in modo da venerdì noi ascoltiamo l'università, e poi, ascoltata l'università, siamo in grado di programmare l'incontro non virtuale. Però vabbè, queste informazioni sono fondamentali. Non per me. Se voi contattarlo, va bene. Se voi, possiamo soltanto inviare una nota come commissione su questi due punti. Non lo so qual è la soluzione preferita, lo so. Comunque,
Io preferisco, allora, secondo me è più semplice chiamarlo, però che rimanga traccia delle domande è una cosa che, vista l'esperienza degli ultimi 3 anni, ritengo sempre preziosa, quindi io farei tutte e due. Esattamente, io dico, come commissione, ora Anna, segnati questa richiesta da fare, un'email da mandare all'ingegnere Biondo. Sì. Bene. Sì. Dunque, i punti che Giulia ti dirà, ti scriverà, e ti mandiamo. Allo stesso modo, ecco, la seconda ipotesi la mettiamo pure in cantiere, ma questo lo puoi fare benissimo tu, Giulia. Giulia, ti mando su WhatsApp le domande. Sì, sì, ci sentiamo poi appena chiudiamo la seduta. Appena chiudiamo poi li elaboriamo. Va bene. Allora io ancora una volta vi ringrazio per il contributo che avete dato ai lavori della commissione. Spero di potervi rincontrare per ulteriori chiarimenti e per ulteriore percorso che noi stiamo per indicare con l'attivazione del tavolo tecnico. Vi auguro una buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a voi, grazie ancora. Anna Carolina. Niente, qua sono ti dai lettura delle. Aspetta, hai bisogno di 2 minuti per organizzare. No, un minuto. Due. No, io sono pronta, volevo togliere che non sentivo bene. Sono pronta. Allora, dai lettura. Allora, verbale 129 del 13/7/2020, presenti il presidente Russo, Argiroffi, Ferrara, Gentile, Melluso, Tantillo. Il presidente Russo apre la seduta in modalità telematica alle ore 10:14 in seconda convocazione, con la presenza dei consiglieri Argiroffi, Ferrara, Melluso e Tantillo. La registrazione della seduta costituisce parte integrante del verbale, sarà visionabile al link del Comune. Argomenti da trattare: incontro con associazioni su argomento PUMS, comunicazioni presidente, varie ed eventuali, lettura e approvazione del verbale della seduta. Presidente Russo dà la parola al consigliere Tantillo, il quale dà lettura di una nota del 5 marzo 2020 trovata in data odierna sul tavolo del suo ufficio al Palazzo delle Aquile, inviata a tutti i consiglieri dal ragioniere generale sul tema forno crematorio. Si apre un dibattito in merito. La consigliera Giroffi comunica di avere trasmesso una nota inerente al commissariamento della cittadella della polizia e invita i colleghi a leggere. Il consigliere Tantillo ritiene di proporre un incontro col provveditore delle opere pubbliche e se ne prende carico. Il presidente Russo, per quanto attiene la nota di Basile, ritiene di convocare gli assessori D'Agostino e Prestigiacomo con i relativi uffici per chiarimenti subito dopo il festino. Il presidente Russo pone in votazione la proposta di delibera avente per oggetto richiesta parere con motivi di urgenza inerente alla proposta di deliberazione avente per oggetto attuazione articolo 181 DL numero 39/2020, articolo 11 legge regionale del 9/2020, modifica e integrazione in via sperimentale delle aree pedonali già individuate dal PGTU AREP 651876/2020. La consigliera Giroffi si asterrà dal voto e ne esprime le motivazioni. Il consigliere Tantillo si astiene spiegando ampiamente le motivazioni. Il consigliere Melluso, pur condividendo le motivazioni espresse dalla collega Giroffi,
conferma il suo voto favorevole, ritiene necessario che il Consiglio si attivi in tempi brevi ad adottare tale provvedimento. La consigliera Gentile vota favorevole. Chi è questo? Scusami un attimo, che qua c'è una cosa che non va. Lo devo togliere un attimino. Ah, forse il consigliere, no, niente. Allora, la consigliera Gentile vota favorevole, sottolineando che la stessa condivide lo spirito dell'atto e aggiungendo che la stessa l'ha proposto. Il consigliere Ferrara si astiene, il presidente Russo esprime che tale atto doveva contenere anche il tema delle periferie che dovevano essere più attenzionate ed evidenzia la mancanza dei parcheggi, dichiarando di astenersi dal parere. E dall'esito della votazione, parere contrario, con l'astensione dei consiglieri Russo, Giroffi, Ferrara e Tantillo. Il presidente Russo dà il benvenuto all'ingegnere Roberto Di Maria dell'Associazione Fermo in Progress e lo invita a relazionare in merito all'argomento in questione. L'ingegnere Di Maria dichiara di essere esperto di trasporti e si presenta come libero professionista. Perdonami, Fabrizio, una precisazione. Lui stesso ha ammesso di non essere in qualità di presidente di un'associazione, ma come non so cosa di un blog. Quindi non so se è l'editore, se è un giornalista. Quello scrivo, dichiara di essere esperto di trasporti e si presenta come libero professionista che gestisce un blog e riferisce di aver portato avanti delle osservazioni a tale piano. Però fa parte dello se vuoi lo tolgo. No, non importa, tanto è stato chiarissimo lui nella registrazione che possiamo sempre recuperare. Sì, ma lui gestisce un blog. Io l'ho specificato questo. C'è scritto Fabrizio, giusto? Continuo. Sì, continuo. La consigliera Giroffi riferisce che le motivazioni della, che la motivazione della seduta è quella di ascoltare anche suggerimenti esterni in merito al tema. L'ingegnere Di Maria prosegue l'esposizione dettagliata sull'argomento e si rende disponibile a dare un contributo tecnico. Il presidente dà la parola all'ingegnere Fabio Davi, che l'ingegnere Fabio Davi riferisce che rappresenta l'associazione per Palermo, la quale si occupa principalmente del tema della mobilità, esponendo quanto finora espletato dalla stessa. Continua la relazione ponendo in evidenza le varie criticità e perplessità riscontrate, si rendono disponibili a dare un contributo alla Commissione. Il presidente Russo ringrazia gli intervenuti per aver dato il loro prezioso contributo e si augura di poterli rincontrare. Riferisce che il giorno 17 la Commissione attiverà un tavolo tecnico con l'Università e chiede la partecipazione alle associazioni presenti. Il presidente Russo chiede al segretario di dare lettura del verbale della seduta odierna, che viene posto in votazione per appello nominale. Presidente Russo. Allora, invito la segreteria di procedere all'appello e all'approvazione. Presidente Russo. Favorevole. Argiroffi. Favorevole. Caronia. Assente. Ferrara. Favorevole. Gentile. Assente, Melluso hanno abbandonato la seduta, Gentile, Melluso e Tantillo. Va bene, allora. Tre favorevoli su tre presenti. E allora approvato a unanimità dei presenti. Alle ore 11:48. Il presidente Russo dichiara chiusa la seduta. Okay.
Va bene, colleghi, che ne pensate se domani, essendo un giorno particolare, che è la vigilia del festino, ci vediamo alle ore 9 anziché alle 10, così facciamo prima? Beh, per me va bene, io per me va bene, non cambia niente. Così mandiamo la comunicazione anche agli altri. Che ne pensate? Oh, per me pure non è un problema, diamo la comunicazione agli altri però. Dovete essere in quattro, no? Assolutamente, siccome avevamo deciso, ho chiesto se appunto, a questo punto mi sono in testa, dico, se noi ci convochiamo alle ore 9, sicuramente vabbè, chiudiamo la registrazione, chiudiamo la registrazione, ok, ora sì. Dico alla